Se per vendere casa stai aspettando che i prezzi tornino a salire, questo è il video per te. Simone Pulcini, agente immobiliare specializzato nella compravendita di immobili. I nostri clienti ci scelgono perché organizziamo dei veri e propri eventi per vendere l'immobile e perché abbiamo una trattativa sul prezzo inferiore al 5% contro una media nazionale superiore al 10%. Quindi, al netto delle spese, ti avremmo fatto guadagnare un bel po' di soldini in tasca. Ma veniamo al video di oggi. Se stai aspettando, insomma, a vendere l'immobile, perché comunque vuoi aspettare che i prezzi tornino a salire per quantificare quanto di più, insomma, l'investimento immobiliare che hai fatto, questo è il video adatto. Andiamo a vedere un pochettino di fattori, che poi, ecco, possiamo parlarne insieme nei commenti, così da farti un'idea e poi parlarne insieme. Allora, primo fattore che sicuramente va ad incidere attualmente, che insomma oramai è sulla bocca di tutti, sono i tassi di interesse. Tassi di interesse che sono aumentati tantissimo in un breve tempo, quindi la problematica più grande è stato proprio l'aumento in pochissimo tempo che ha visto spazzare la possibilità di prendere un mutuo a tantissime famiglie. Tanti giovani, ecco, che si approcciano all'acquisto della loro prima casa, della loro casa, perché poi, ecco, sono sempre più giovani che si approcciano a questo cambio generazionale, si sono visti tagliare la loro possibilità di poter accedere a un credito per determinati tipi di immobili. Ed infatti quest'anno abbiamo registrato il meno 33% di mutui, quindi un numero veramente alto. Dall'altra parte, insomma, un fattore che sicuramente ha inciso oltre questo è il fatto che negli ultimi anni l'inflazione e l'economia dei beni è andata sempre aumentando, mentre gli stipendi sono rimasti quelli. Quindi cosa porta? Avere un costo della vita molto più alto e lo stipendio che rimane quello che sono stati meno aumenti in tutta Europa? Beh, porta sicuramente una maggiore difficoltà a poter risparmiare, a poter mettere i soldi da parte che poi possono servire per un anticipo riguardo la casa, per poi appunto dover chiedere magari meno finanziamento e poter acquistare l'immobile. E questo è diventato negli anni sempre più difficoltoso. Inoltre, un'altra caratteristica, insomma, che dobbiamo sapere è che, ti dirò un dato sconcertante, una casa su 5 è vuota. Cioè proprio non viene né venduta né affittata. Questo perché? Perché praticamente la generazione baby boomer, viene chiamata così, sono quelli che vanno dal più o meno dal 45 al 64. Ed è stato stimato che sono praticamente più patrimonializzati, cioè sono la generazione che a parità di età erano 3 volte più, avevano 3 volte più soldini, quindi sono le generazioni che detengono il maggior numero di immobili e sono quelle che finanziariamente stanno meglio. Cosa sta accadendo? Che invece chi oggi vuole andare a comprare casa mo ha molte meno possibilità rispetto a quelli che stanno vendendo, che comunque mantengono l'immobile. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che appunto non avviene questi passaggi, insomma, generazionali, perché ecco, ci sono veramente una miriade, più o meno statisticamente siamo intorno al 25% del pacchetto totale immobiliare completamente chiuso e sfitto, in cui fondamentalmente sta lì perché non c'è bisogno né comunque di venderlo né di metterlo a reddito, poi qui ecco, si aprirebbe tutta una situazione finanziaria che potremmo parlarne per ore, di come tantissimi ritengono anche 5-6 immobili, però poi magari ecco, non arrivano a fine del mese, ma lì ecco, andiamo su dinamiche di gestioni finanziarie. E tornando al video di oggi, ecco, questo cosa comporta? La difficoltà di accedere comunque a dei mutui e di avere uno stipendio non rapportato a eventualmente lo stile di vita, porta alla difficoltà ad acquistare casa. Dall'altra parte, l'immobiliare mantiene perché? Perché comunque avendo pochi immobili all'interno del settore immobiliare attualmente non ci sono, cioè le case ci sono, non è che non ci sono, però ne potrebbero essere molte di più. E quindi non essendoci magari tantissima offerta, questa comunque fa mantenere i prezzi delle case a quelli che possono essere le richieste dei proprietari, ed è per questo, insomma, che l'immobiliare ancora sta mantenendo. E comunque, se senti in giro, ecco, l'anno scorso e 2 anni fa, comunque si è venduto tantissimo. Questo è tutta una serie di fattori Covid che abbiamo trattato in altri video, che è inutile, ecco, riprendere in questo, se ne usciremmo completamente fuori contesto. Ma ha fatto sì che, ecco, che l'immobiliare mantiene. Ed infatti si leggono, ecco, appunto negli ultimi articoli, che in alcune zone sta addirittura aumentando dell'1,5% dopo già gli aumenti che ci sono stati nell'anno precedente. Ma tutto questo ad oggi.
destinata a continuare. Allora, diciamo che un dato significativo per poter prevedere per quello che sarà quest'anno e il prossimo anno è che la fine di quest'anno si è chiusa con il meno 20% di compravendite. Meno 33 di mutui, difficoltà al potere di acquisto, hanno fatto sì appunto che il meno 20% di compravendite si siano chiuse quest'anno. Quindi, come ogni mercato, diciamo, quando cominciano ad abbassarsi i valori delle transazioni immobiliari, quindi come richieste d'offerta, cominciano veramente ad avere difficoltà di incontrarsi. Quella difficoltà che prima non c'era perché l'accesso al credito era veramente facile, l'inflazione comunque era più bassa, l'aiuto dei genitori, si riusciva comunque a comprare casa. Ad oggi si sta completamente allontanando da una parte la richiesta, insomma, del proprietario, per tutta una serie di fattori, magari perché non c'è bisogno di smobilizzare un capitale che rimane lì, dall'altra parte la difficoltà a poter comprare fa sì che il mercato immobiliare, insomma, si stia raffreddando. Quindi se alla fine devo lanciare una monetina e prevedere il futuro, sicuramente in questi 2 anni non avremo sicuramente un cambio di tendenza, insomma, perché ecco, è difficoltoso pensare che improvvisamente ecco, l'immobiliare riparta per tutta una questione di dinamiche economiche. Più parlo, più i punti me ne verrebbero tanti e tanti altri da andare a esaminare perché ce ne sono veramente, veramente tantissimi. Intanto mi sono venuti questi punti qui, possiamo discuterne qui sotto. Ringrazio per aver visto il video, mettete like, condividete e se vuoi che analizziamo insieme la situazione per la vendita della casa o capire effettivamente se può essere un buon momento in base ai progetti che hai in futuro, contattami, ci sono numeri, una pagina che sta qui sotto che puoi compilare e verremo in contatto. Grazie mille, al prossimo video, Simone Pulcini, un lieto fine, un nuovo inizio.